popolo, ma nobile, capitolo Bassano in Teverina, è anche una storia di grandi viaggiatori. Ecco perché il bel paese. Questo era lo sguardo, viaggiatori, passaggi. Io li chiamo da tanto tempo i viaggiatori dell'immaginario. Tardi mi vieni. E un paesaggio non è solo e soltanto un gioco di colline. E già Fellini ci diceva che comunque un gioco di colline può salvare la vita a una persona. Ritengo che giornate come quella odierna possano rappresentare per i nostri centri storici delle opportunità di valorizzazione e di sviluppo. È sicuramente attraverso la conoscenza dei nostri centri storici che possiamo veramente proporre al visitatore dei fenomeni, degli spettacoli assolutamente unici. Quello che non si riesce a capire è il motivo per cui abbiano inglobato un campanile. Il campanile, che abbiamo detto prima poc'anzi nella chiesa, è il campanile della chiesa dei Lumi. Romanico. E quindi abbiamo detto 1500, tra l'uno e l'altro 450 anni circa di differenza. Li divide soltanto un intercapedine dove è stata costruita una scala che ci può portare fino all'ultima cosa e all'ultimo piano. E questa intercapedine era stata riempita, chiusa con materiali di risulta buttati giù così, proprio soltanto per riempire. Quindi non si riesce a capire perché la chiesa, che nel 1500 sappiamo era molto potente, quindi si fece, diciamo così, fregare, chiudere un campanile a vantaggio della torre dell'orologio, che noi chiamiamo dell'orologio perché di fuori c'è l'orologio, le maioliche sono del 700 e quindi non la chiamiamo torre dell'orologio. Ma... La torre, quella esterna, è del 1534, che è stata costruita per volere del cardinale Madruzzo, che in quel periodo era qui a Bassano. La torre interna, appunto dell'undicesimo secolo, è nata solo per due scopi: militare, come scopo militare, ovvero vedetta, e come campanile della chiesa qui di fronte. Scopo militare solo per un motivo: sconfitta del lago Vadimone, Bassano, origine etrusca, è diventato di dominio romano. Fino a quando la regina di Canossa ha detto: Bassano è mio, lo cedo alla chiesa, almeno la chiesa mi dà una mano a me. Quindi Bassano scopo militare non ce l'aveva più, perché contro la chiesa non ci si schierava nessuno, perché era la disfatta per tutti. Scopo di campanile era finito, in quanto la chiesa qui di fronte ha fatto un campanile sopra sé e il prete o il diacono, chi che sia, poteva suonare tranquillamente senza uscire fuori dalla chiesa, arrivare lassù, suonare la campana, discendere e di andare alla chiesa. Oggi Bassano in Teverina, un capitolo straordinario del paesaggio splendido e tormentato d'Italia. Abbiamo raccontato le tante presenze, le tante storie, i tanti cenni, le tante archeologie, i tanti elementi perduti e ritrovati, il campanile stupefacente, anzi la torre inscritta, il campanile inscritto dentro la torre. E poi un bassanese che volle farsi ortano nel 400, storie di blasoni e contrasti tra liberi comuni, la nostra storia, un bel pubblico, una bella partecipazione, una bella atmosfera, un elemento di grande novità e che devo dire amiamo, il coinvolgimento di tutto il gruppo archeologico bassanese che ci ha aiutato a preparare, ha trovato i testi, ha cercato i luoghi, ha discusso e contrattato e insieme siamo arrivati a raccontare, noi che venivamo da fuori, banda del racconto, e loro, i Genius Loci, insieme una splendida narrazione popolare, da Mario Castellacci al grande artista visivo Twombly, alle memorie del 4 e del 500, alla presenza di un cardinale il cui nome ancora oggi ci fa tremare le vene ai polsi, il Madruzzo, e chi più ne ha più ne mette.
città, però l'importante è capire la bellezza di Bassano in Teverina, è il capitolo di un grande romanzo, il romanzo del paesaggio italiano. Siamo di quelli che ancora credono nella bellezza del paesaggio italiano. È gente vispa, è un'aria frizzantina, dove facendo niente o poca cosa inseguir la 70 e l'ottantina. Intorno alla metà degli anni 70, Mario Castellacci, poeta, carta e penna, legionario, spirito terzo, elegge come sua residenza il piccolo borgo di Bassano in Teverina. Tra quelle antiche mura egli cerca soprattutto la tranquillità e la pace che trova volgendo lo sguardo dalla sua finestra verso la verde valle del Tevere, che gli permetteranno di regalarci il musical Forza Venite Gente 1981. E preparammo Forza Venite Gente e lo presentammo alla piazzetta, nella sua piazzetta, e mi ricordo che uno dei ragazzi, quello che faceva Francesco, a un certo punto scese alla fine dello spettacolo con il pane in mano, lo consegnò nelle mani di Castellacci e Castellacci si mise a piangere. Mi disse: è meraviglioso, un'emozione enorme vedere questi ragazzi che recitano i miei versi, le mie parole. Devo dire solamente una cosa: Mario Castellacci era immenso, era una persona talmente umana e talmente espansiva che non si può dimenticare. Io lo ricorderò sempre, stavamo sempre vicino quanto costruivamo le scene di Forza Venite Gente lì in falegnameria. Lui veniva lì ad insegnarmi, a impararmi ciò che dovevo fare. Oggi è stata una bellissima giornata grazie alla Banda del Racconto e Antonello Ricci. Noi del gruppo archeologico siamo molto soddisfatti, c'è stata tanta gente, speriamo in una futura collaborazione per altri eventi insieme, perché comunque abbiamo visto che c'è stato un bel riscontro. Sono leggende, frammenti di leggendarie popolari, spesso paurose, oscure e legate a fatti religiosi, esprimono un bisogno costante dei popoli, specie nel passaggio tra il tramonto del mondo classico e il principio, l'aurora del Medioevo, un bisogno di radicamento, un bisogno di riconoscere radici. La battaglia venne combattuta con un furore tale che nessuno dei due contendenti arrivò a scagliare le armi da lancio. Lo scontro, iniziato con le spade, divenne una via sempre più acre, mantenendosi a lungo nell'incertezza, al punto che i romani non avevano l'impressione di combattere contro gli etruschi, già sconfitti tante altre volte, ma contro qualche popolo nuovo.